Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triforce Plus, sempre su Made in 2 e più o meno in compagnia di Paschi. Ciao ragazzi. Ragazzi, anche noi purtroppo siamo condizionati dal coronavirus, quindi registriamo io a casa mia, Paschi a casa sua, quindi mi raccomando, anche voi fate la stessa cosa, rimanete a casa vostra. Magari Paschi, qual è il miglior modo per vedere i video della Triforce se non rimanere a casa, no? Quale miglior scusa, diciamo, per rimanere a casa? In ogni caso, Paschi, siamo qui a fare, tra l'altro, il c'è posta per Triforce, perché il mitico Highlander ha ben 11 messaggi non letti, Paschi, ben 11 per lui. L'avete riempito di poste, ragazzi. Infatti, Paschi, cercheremo di leggere delle poste, perché siccome ne abbiamo tante su Highlander, tante su Gulmo e tante su Paschi, magari ne andremo a leggere la metà di ognuno, a parte di Highlander, perché ne ha 10. Ne andremo a leggere 10 su 11 su Highlander, 10 su Paschi, 10 su Gulmo. E divideremo così il video perché siete stati davvero davvero tanti a inviarci le poste, Paschi. Quindi ragazzi, leggeremo queste 10 poste, le altre 10 le vedrete nel prossimo episodio. Noi almeno riusciamo a gestirle meglio. Andremo a cancellare quelle lette, così c'è spazio pure per chi vuole mandare altra posta. Grazie ancora ragazzi, ma Gulmo, andiamo avanti. Esattamente, Paschi. Iniziamo subito. Allora, prima posta ce ne invia. Vai con Stagilda, Paschi, da parte di Aniam Niammo, è uno scioglilingua. E c'è scritto: forza Triforce, pare Genna Spar. Fa abbastanza ridere. Ci ha inviato 6 pietre fondamenta, Paschi. E direi molto grazie. Buone per la Gilda. Grazie mille, Aniam Niam. Poi, Paschi, secondo messaggio per il mitico Highlander. Ci penso io ad Aig, da sempre lui, Aniam Niam, che ci invia 3 compensati. Sempre buoni anche questi qua per fare gli edifici Gilda. Grazie ancora, Aniam Niam. Andiamo avanti, Paschi, con altri messaggi da parte di Scummetga di Amnoemi. Eccolo qua. Sempre da lui, ovviamente, ha completato la serie. Ha completato la serie. Paschi, io stasera mi sento un re. Tu vuoi essere la mia regina? Grande Paschi, grande Paschi. Paschi è un grande fan della serie, ragazzi. Penso se l'hai vista abbastanza. Quasi tutta, se no? Penso che l'hai vista quasi tutta, no? La serie. Sì, l'ho vista tutta e spero che dovrebbe fare l'ultima stagione quest'anno. Dovrebbe, non so se hanno detto almeno così, chissà se la porteranno avanti. Dovrebbe essere l'ultima stagione. Va benissimo, Paschi. Io purtroppo non ho seguito tanto la serie. Tu sei molto più esperto rispetto a me. Però andiamo avanti, Paschi. Per Sua Maestà. Addirittura il mitico Highlander. Paschi, non so se leggi, non so se leggi il messaggio, se così lo faccio leggere a te. Nerf, vabbè, Gulmo, leggilo tu, leggi. Nerf, è difficile pure per me. Nerf level 25, please. Cioè, nerfate il livello 25, si chiama. Ecco il terzo ferro dell'ordine. Distruggeteli tutti. Se arrivasse almeno uno più 9, potreste... Vediamolo questo subito. Ragazzo ce l'aveva detto già su Telegram, sul gruppo, che avrebbe mandato questi tre ferri. Ah, perfetto, perfetto. C'ha spazio Highlander. Non c'ha spazio Highlander. Mitico Highlander. Ragazzi, ci scusiamo ancora per questo piccolo inconveniente. Se vedrete dei video, diciamo, con... disagiati. In questo modo, cioè che io purtroppo da una parte o dall'altra, però dobbiamo... Purtroppo stiamo passando un momento difficile e cerchiamo di evitare il meglio possibile la diffusione di questo virus. Purtroppo ha condizionato le vite un po' di tutti i Paschi. Vedrete un po' di video così, altri che abbiamo registrato precedentemente invece in che siamo insieme, sì. Insieme, ci baciavamo e eccetera. Adesso non possiamo più. Paschi, vabbè, andiamo ad accettare quindi il ferro di Nerf livello 25. Grazie ancora per il ferro, questo è il primo, abbiamo detto. Grazie. Per adesso. Un altro messaggio ritorna fra noi da Pepus93, che dice: ormai sei diventato Mister X per tutti noi. E ci invia, Paschi, 3 forzieri, luce di luna, il mitico Pepus, che ovviamente andremo ad aprire. Che tra l'altro Highlander non ha potuto droppare, Paschi. Beh sì, non ha sfruttato niente perché ha rotto il computer. È grande Highlander, anche lui. Vabbè, Paschi, andiamo avanti con Vai Haig da parte di Aniam Niam, che continua a inviare messaggi a Highlander, quindi è il tuo fan numero uno, Highlander. È il tuo fan numero uno e ci vi altri compensati, Paschi, ottimo. Da ancora, penso sempre lui, sì, Aniam Niam, che dice forza Haig, che invia 6 pietre fondamenta. Quindi andiamo abbastanza rapidi, Paschi, con lui, che ci ha inviato tanti materiali, che tra l'altro devo andare a mettere insieme, altrimenti si inceppa tutto qua.
Ok, Pasqui, andiamo avanti con gli ultimi 4 messaggi per Highlander. Sempre da Aniam Niamo, altri 12 tronchi. Ti ringraziamo tantissimo per tutti questi tronchi. Andiamo avanti, terzo messaggio, terz'ultimo messaggio. Avete le caselle piene. Uno per Aig e uno per Pasqui. Infatti Pasqui vi inviano un bel fagiolino Zen da parte di Stonk 11. Uno per Aig e uno per Pasqui. Pasqui te lo andrò a dare tra poco, non ti preoccupare. Va bene, grazie ragazzi. Ultimi due messaggi, Pasqui, da parte di Stonk 11, che ci invia anche un bello scudo dei titani più zero per Highlander. Scrive Triforce: so che Macumbarla è difficile, ma se casomai vorreste provarci, tutto per voi, raga, siete grandi. Grazie mille, grazie, Stonk. Grazie, Pasqui, un ultimo messaggio lo vai a leggere tu, se ci riesci. Ci provo, Ulmo. Tra l'altro dice con allegato, ma non c'è niente, Pasqui. Va bene, vai, vedi se riesci a leggere. Allora, ti voglio un mondo di bene. Vi amo e vi odio allo stesso tempo. Erano 10 anni che non giocavo a Made in 2. È tutta colpa vostra. Scusaci molto e grazie mille per averci mandato alla pozza. Purtroppo abbiamo contagiato come il virus molte persone. Mamma, veramente, secondo me abbiamo dato un inizio al virus, Pasqui, con i video, non lo so. Comunque l'allegato erano i 660k, 660 Young, Pasqui. Grazie, è stato quello l'allegato. In ogni caso, Pasqui, vado a dividerti il fagiolo Zen e te lo do. E poi apriamo questi forzieri luce di luna del mitico Highlander. Ragazzi, io spero che questo video esca abbastanza normale, tra virgolette, per quanto riusciamo. Dato si inseriscono qua nella Triforce. Va bene, Pasqui, andiamo a riprendere questi 3 forzieri luce di luna. Col primo, lotta critica. Secondo, benedizione del drago. Ed ultimo, lingue ciucco. Bello. Abbastanza una chiavica per Highlander. Vabbè, ci può stare, Pasqui, tranquillamente. Si stanno facendo una foto tutti, sì, vabbè. Ragazzi, uscirete nel video del virus, mi dispiace. Però uscirete nel video. Un saluto comunque anche a voi due, 109 117, ragazzi, Pasqui, sono molto in forma. Ecco qua, Pasqui, dimenticavo come al solito che noi dobbiamo oppare. Abbiamo il ferretto da oppare e andiamo subito dall'armaiolo dei rinnegati, Pasqui, ci vediamo laggiù. Va bene, Pasqui, noi siamo con Highlander dall'armaiolo, siamo arrivati e pronti ad oppare questo ferro che ci hanno inviato, Pasqui. Vediamo un po', andiamo tranquilli, vai. Il miglioramento riesce subito perché è più 0. Più 2, Pasqui. Andiamo avanti, vai, vado veloce. Highlander se la sente. Più 2, vai, più 3. Più 4. Più 5. Più 6, Highlander. E qua lo macumba, Pasqui. Faccio la macumba del costume. Faccio una tripla, Pasqui, la super macumba. Oh! E va! E va più 7 con la super macumba del costume. Per il più 8, Pasqui. Per il più 8 useremo la macumba del inventario della cintura. L'inventario della cintura. No? Sì. Beh, si è rotto, Pasqui, ci sta che si rompe al più 8 è arrivato, quindi ci può stare, Pasqui. Pasqui, siamo giunti qua al magazzino, siamo tornati, però purtroppo Highlander di corposo e sostanzioso non ha nulla da regalare. Ho visto un po' nel magazzino, nell'inventario, ma sinceramente non ha niente, però andremo a recuperare io e Pasqui con i regali, quindi ragazzi non vi preoccupate, li faremo i Pasqui regali. Quindi adesso, Pasqui, ci spostiamo su Gulmoninj e continuiamo questo checkpoint per Triforce con virus. Eccoci qua, ragazzi, siamo su Gulmoninj per vedere i miei messaggini, che sono ben 19, quindi penso 20, perché uno per sbaglio purtroppo l'ho letto, da come vedrete. Pasqui, iniziamo subito per non far durare troppo questo video. Andiamo avanti. Parte 1. Subito, il primo messaggio da parte di Notorego, che ci dice: domanda, sono Warmente livello 40. Dite che dovrei cambiare la dottrina per trovarmi meglio in futuro. Pasqui ovviamente ti dice di no, perché lui è un Warmente e è molto molto bello anche secondo me farsi un Warmente, perché ha le sue gioie sinceramente. Il War Corpo tra l'altro costa anche di più in termini di soldi a livello di fartelo come skill. Secondo me ti conviene tenere il Warmente. Conta che al 40 per cambiare dottrina devi shoppare per forza, quindi direi di tenerti il mentale. Pasqui, tu? Sì, penso la stessa cosa. Vabbè, lo dico da mentale. Di parte. Il corpo è sicuramente più facile anche da utilizzare, perché è più attacco, quindi mettendoci tanta difesa sopra diventa abbastanza tranquilla la cosa. Però il mentale è sempre facile. Eh beh, il mentale è quello che è. Io ho anche un dropper mentale, quindi vedi tu, ma noi ti consigliamo entrambi di fare il mentale
perché già ce l'ha al 40. In ogni caso, Paschi, grazie per la cover dorata da parte di Notorego e andiamo avanti con parte 2. Sempre da parte di Notorego, dice: Paschi, tu a livello alto come ti ci trovi col war mentale? Rispondi in modo personale. Allora, sì, personalmente mi trovo molto bene a fare medium, a reggere, penso, in torre, in catacombe. L'unico problema sono i trafiggenti, tipo in Atlantide, a livello alto fanno tanti trafiggenti. Però facendo un equipaggiamento con abbastanza lampo e tanti diavoli, in modo da shotare i diavoli in si gioca abbastanza bene, quindi mi trovo abbastanza bene, anche se in Atlantide, per esempio, dovrei aumentare un po' il lampo. Per quanto riguarda i diavoli sto a posto, però facendo in questo modo riesci comunque a gestirlo bene. Ok Paschi, perfetto, quindi possiamo andare avanti, grazie comunque della grazie. Chiave del dorato, del forziere dorato che andremo ad aprire fra poco. Andiamo avanti con Daigulmo, da parte di Warcorp PVM. Allora, Daigulmo, purtroppo non è tanto, ma la vorrei vedere più 9, ma non la rivoglio. Voglio solo vedere che la fai più 9. Semplicemente dia una collana d'ebano più 7. L'unico problema della collana d'ebano, penso ci voglia, come le altre collane, il nastro capelli rosso per farla più 8. Che in questo momento non ho. E come vi ho detto spesso, reperire gli oggetti da up mentre facciamo il video, soprattutto ora che per noi è un problema farlo, c'è un po' difficile. Io in ogni caso scalerò in questi giorni. Faccio una cosa, Paschi, mi impegno. Scalatore, sì. Però volevo fare una cosa, Paschi, vorrei impegnare a scalare un po' di più per ruppare le cose che ci hanno mandato, perché se ne stanno accumulando tante, magari qualcuna va, qualcuna si rompe, lo spazio si libera, quindi dobbiamo cercare di rendere efficiente tutto il tempo che abbiamo. Quindi grazie mille per la collana d'ebano, la upperemo a più 9 un giorno, non ti preoccupare. Spero piuttosto vicino come up. Allora, Macumba Time, da parte di Worrisaccio, che ci dice: sono ritornato a giocare a Metin in 2 guardando i vostri video. Mi sto divertendo un casino, grazie. Più 9? Ci invia un bel ferro più 4, Paschi, con 10 medi e un KK, magari per upparlo. Quindi dopo andrò ad upparlo, se non mi dimentico, come al solito. Grazie mille per il ferro, Worrisaccio. Da parte di Nerf livello 25, please. Infatti, come l'ha inviato dai Lander, l'ha inviato anche a me. Ecco lei il secondo ferro. Eccolo qua, quindi ho ben 2 ferri, Paschi, da uppare. Addirittura 2 ferri, perfetto. Poi, Paschi, vi dico la mia. Andiamo avanti. Da parte di X Paschi: per me state un po' esagerando. Vi lamentare che costa uppare alquanto vi regalano tutto. I papiri. E poi continuerà, aspetta. Con non solo i papiri, i tempo più 9 per le bianche. La cosa che mi rode è come io scrivo in chiama, mi scambiano per voi. E ancora non mi serve la gente che mi regala le cose per uppare un titano. Quindi ogni video dite che non è finito il messaggio, spero, penso continui dopo. No, non continua dopo. In ogni caso, Paschi, Paschi tu, il Sura, in questo caso è X Paschi, mi dispiace col fatto che sinceramente ti contattano in chat, in chiama, che purtroppo per pura coincidenza ti chiami come il nostro Paschi. Non è colpa nostra. Noi l'abbiamo detto più volte di non farti contattare dalle persone nei video, però purtroppo c'è chi non li guarda tutti, chi ti scambia ovviamente per Paschi, però purtroppo noi... sinceramente possiamo farci poco più che altro dire: ragazzi, non contattate Paschi, il Sura, perché non è il nostro Paschi effettivamente. Per quanto riguarda invece le cose che hai detto, nel senso che stanno esagerando con regalarci la roba, noi comunque ripetiamo, non chiediamo niente a nessuno. Abbiamo in mente dei video, ad esempio, di uppare il Titani, ce l'hanno dato proprio i nostri fan, quindi perché è un up dei fan, non è nostro. Quindi voglio dire solo una cosa. Vai. Prego, assolutamente. Posso, vado. Allora, volevo dire una cosa. Allora, ragazzi, secondo me state esagerando voi, perché Metin è un gioco come tanti altri. Ci sono tante persone che fanno questo tipo di format. Non vedo il problema di farlo anche su questo gioco, perché è un gioco, ragazzi. Non capite qual è il problema. Noi non chiediamo assolutamente di farci regali. Se ce li fanno, significa che li vogliono fare e noi li accettiamo volentieri e cerchiamo di fare quello che ci dicono, fare o fare cose, quindi non vedo quale sia il problema, però rispetto la tua opinione comunque. Vabbè, sì, è normale, noi comunque abbiamo la nostra e la sua, però era giusto per chiarire che noi non lo facciamo per fate il titano più 9, lo tengo, sono fortissimo. Cioè, la base di questo è comunque un gioco e lo faccio per divertirci. Assolutamente, quindi sì. È solo un format, un modo per svagarsi, un modo per
far divertire anche voi, per passare il tempo, niente di più. L'unica cosa che ci dispiace comunque è che ti contattano in privato, ma purtroppo là ci possiamo fare poco. Va bene, Paschi, noi siamo costretti ad andare avanti con Vedo che uppate il Titani e Pannocchia69 ci dice un giusto un paio di libri maledizione più. Divertitevi e naturalmente fate divertire noi con gli scleri, vedi? Questo è un esempio lampante il perché ci regalano le cose per fare il Titanic. Io ho ben 200 libri maledizione più Paschi, 200. Grazie. Che tra l'altro già ne ho altri 200 se non mi sbaglio, circa, perché me li ha dati il buon Fabio019 e altre persone che non ricordo Paschi, ma mi sembra sì. Fabio019 mi ha regalato molti materiali da UP, infatti volevo ringraziarlo in questo video. Paschi, visto il nuovo fan da parte di David Coins, ci indice... Ma un canale Twitch con qualche live nerdosa, eventi, giochi fatti da voi, anche una volta a settimana. David Coin ci invia anche un cristallo di energia con 5 energia. Grazie mille, David Coins. In ogni caso, il problema delle nostre live che non possiamo farle è che non abbiamo una connessione stabile. Ho anche chiamato la team, la cito, per farmi le promozioni. Purtroppo dove abitiamo noi non c'è una connessione stabile. La posso fare una volta al mese siccome dispongo di parecchi giga con la promozione del telefono. Appena anche Paschi la farà, cercheremo di fare più live, non vi preoccupate. Per il mitico Paschi da parte di Raptor e dice: per colpa vostra ho riiniziato. Un piccolo pensiero al mitico per i suoi consigli. Una bella paura per il mitico Surplus Paschi da parte di Raptor. Grazie mille. Allora, uppa sto Titani Paschi, salutamelo 19. Ci invia un bel pezzo di pelle più. Grazie mille, perché il pezzo di pelle più è la cosa meno reperibile possibile. Ti ringrazio un sacco. Grazie, suratemelo 19, sbagliati il nome. Grazie. Uppa sto Titani parte 2. Porco culmo, visti voi tantissimo. Non è molto, ma almeno con pezzo più e i libri risparmi un po' al CH1. Ti ringrazio dei libri maledizione più e anche del pezzo di pelle più da parte di suratemelo 19. Grazie mille, grazie. Domanda interessante, Paschi. Da parte di Tia, lui già mi aveva contattato, già sapevo cosa mi aveva inviato. Buon salve, Gulmo, potresti illuminarmi sullo zodiaco? A cosa serve? Che si troppa? Che si fa? Grazie. Mi invia ben 4 ampliamento inventario. Ti ringrazio tantissimo per l'ampliamento inventario. Paschi, io ho un piccolo spoiler per te. Ha inviato anche delle cose a te molto interessanti. Ti ringrazio mille, Tia. Ti avevo già preannunciato che mi sarei un po' studiato lo zodiaco, ma ovviamente posso dirti giusto qualcosa, perché poi ci faremo comunque un video a parte sullo zodiaco, che ovviamente non vi perdete nei video manutenzione del martedì mattina, ragazzi. Non vi preoccupate. In ogni caso, brevemente sullo zodiaco, so che è tipo una scalata sempre a piani come la torre, e a ogni tot di piani ti dà dei simboli che poi con l'accumulare di questi simboli li potrai cambiare per ricevere dei premi. Però te l'ho detto, purtroppo ne parlo velocemente in questo video, ma in un altro più approfondito ne andremo a parlare. Non ti preoccupare, sarei accontentato. Andiamo avanti Paschi con Luce di Gulmo da parte di Peppus93. Anche per me, la prossima volta vi darò forzieri più succulenti. Buona fortuna. No Peppus, non esageriamo. Va bene Luce di Luna, il Razzador, ancora ancora, il Nemere, ok. Però cerca di non esagerare, sennò ci fai sentire in colpa. In ogni caso, grazie dei forzieri Luce di Luna. La fortuna sia con voi, Paschi, da parte di Refrezella94. Buona fortuna anche a te, Gulme. Ci invia un bel baule pesci piccolo. Grazie. Che andrò ad aprire. Grazie mille per i bauli, ragazzi. Vi ringrazio tanto. Lo andremo ad aprire tra poco, non vi preoccupate. Pota, ciao, Gnari. Penso si pronunci così. Da parte di Altariel3. Sono un giovane giocatore di 57 anni. Siete fantastici. Volete uppare questa, poi regalatela. Grazie. Che bello. che grande. Che bella cosa. Una formica lolina e 1000 HP Paschi. Va benissimo. Io cercherò di upparla. Appena ho la possibilità la upperò. Adesso vabbè, la andiamo a uppare almeno a più 4. Se ci riusciamo poi la upperemo. E se va bene anche a più 9 la regaleremo a qualcuno durante la nostra posta. Grazie mille. Grande Altariel 3 si chiama. Grazie mille. E penso Paschi ci abbia invitato anche la seconda parte. Infatti è Pota Ciao Gnari 2 e ci dice un abbraccio da Brescia e nonostante tutto ce la faremo anche stavolta. Esatto, esatto. Noi ve l'abbiamo detto a inizio video, cerchiamo di combattere noi e anche voi ragazzi questa diffusione del virus, che purtroppo è diventata una piaga per tutta l'Italia da tutti i punti di vista secondo me, e dobbiamo stare molto attenti a seguire le regole che ci dà il governo e a rispettarle, altrimenti è un casino. E ci invita alle guide esoteriche che serviranno tra l'altro per uppare la formichellonina. Grazie mille, grazie mille. Tu comunque di
stare, di non fare gli sboroni, dire che sono giovane, sono forte, non mi becco il virus, ma il problema è di beccarlo e trasmetterlo agli altri, quello è il problema più grave. Esatto. Parole sagge, Paschi. Comunque ascoltiamo anche lui, un nuovo maturo, quindi ascoltiamo, se non volete ascoltare noi, almeno ascoltate il suo consiglio, ragazzi. Gli ultimi due messaggi, solo voi potete, Paschi. Da parte di Stonk11 che ci invia: ciao ragazzi, sono un vostro fan per tempo, non sono molto on, ma combate con Papiro più 7 è vostra. Minchia, Paschi. È una mistica più 8 con la pietra della difesa più 4 e una scheggia. Quindi, Paschi, io andrò ad uppare e mi prenderò il materiale da up, perché serve sicuro l'ostrica e l'altra cosa non ricordo, ma dovrei avere tutto. Però lo operemo con Papiro. Sì, è più 8. Grazie mille, Stonk, che tra l'altro non ho spazio. Aspetta, Paschi, ultimo mio messaggino da Stonk11, dice: questo è un regalo, sempre lui, e mi invia un bel fagiolino Zen. Il ragazzo che ne ha inviato anche dei Lander, che poi l'ho diviso con te perché tu avevi la posta piena. Grazie mille. Quindi grazie mille del fagioletto Zen. Ragazzi, le mie poste penso siano arrivate alla conclusione. Adesso andiamo ad uppare le cose, Paschi. Paschi, prima di andare ad uppare vorrei un attimo spacchettare i bauli, perché così mi libero un po' di spazio che mi servirà. Allora, andiamo a spacchettare il forziere dorato. È la prima cosa che ci hanno inviato. 880k, Paschi, di cash. Che non sono male. Poi, Paschi, baule pesca, l'unico. Esperienza, facile. Allora, Paschi, adesso andiamo a fare un momento questi due ferri che abbiamo, e dopo loop è più potente, che è quello della mistica. Paschi, siamo dall'armaiolo qua in Contea Ima, però Paschi mi stava ricordando che ho dimenticato di aprire i bauli luce di luna di Peppos. Peppos, perdonami, ma sono un po' smemorato. Andiamo ad aprire questi tre forzieri luce di luna. Il primo, fagiolo Zen. Ottimo. Hai già vinto uno. Ottimo. Secondo, medaglia del drago. Buono, che a me mi serve. E infine, benedizione della vita, che non è male. Per me non è affatto male, Paschi. È andata molto meglio di Highlander. Eh sì, mi è andata molto meglio di Highlander, direi abbastanza. Già col fagiolo Zen avevo vinto. Quindi per il momento, Paschi, sono in vantaggio. Allora, Paschi, siamo qui dall'armaiolo per uppare questi due ferri, Paschi. Vediamo un po'. Più uno. Vai, uno. Più 5, è vero, quello era più 4, avevo dimenticato. Allora, Paschi, la mia tecnica sarà quella di far raggiungere un ferro l'altro ferro. Quindi farlo arrivare a più 5. E poi dopo upparli insieme, pian piano. Più 5, più 5, Paschi, ci siamo, vai. Più 6. Va bene, più 6. Più 6 l'altro. Fallisce. Porco Highlander, porco. Più 6, più 7. E fallisce. Ma che cappio. Cioè, Paschi, ma è possibile che fallisco in questa maniera ultimamente? Questa mistica che mi avete regalato, purtroppo, non andrà mai più 9. È impossibile, adesso, statisticamente impossibile. Aspetta, uno ti venga a portare le code di serpente mie. Allora, Paschi, intanto andrò a fare anche la formica e leonine, ovviamente dall'armaiolo, sperando che ci faccia il piacere, il bastardo. E ce lo fa, più 4, me la metto pure addosso, vedi quanto è carina. Com'è carina. Ok, Paschi, tornerò adesso dal magazzino, ho finito di uppare le cose qua, se non mi sbaglio, sì. E andiamo a fare la mistica, Paschi, vero da te. E tra l'altro, prima di uppare, sono quasi arrivato in magazzino, mi aprirei anche la pagina dell'inventario. Tac, fatto, aperto l'inventario, grazie mille Tigia, che tra l'altro ne servivano giusto 4, ho aperto anche l'altra parte dell'inventario. Fammi prendere un secondo l'ostrica, Paschi, così possiamo uppare. Ok, eccole qua, Paschi, le code di serpente. Io sono pronto, ci vado di macumba. Anzi, mi sono prendo il papiro. Mi raccomando, Ulmo, concentrati bene. Eccola qua, ragazzi, corazza mistica. La piotta più 9. Io faccio la mia macumba. Ok. Mi vedi? Adesso sì. No! Ma perché? Vabbè. Mi fallisce tutto. Ma più 7. Non mi chiamo Paschi. È assurdo, veramente. Vedi che ci vuole per fare. No, ma denti d'orco. Non ce li ho al momento. Va bene, Paschi. Faccio un attimo i regali ai ragazzi che mi hanno inviato la posta. E poi tocca a te. Paschi, andiamo a scegliere i vincitori di giornata che oggi si guadagneranno un bel cielo di luna, perché al momento, ragazzi, da regalarvi non ho altro di corposo. Vorrei regalarvi questi guantini che ho, ma purtroppo non me li fa regalare, quindi ve li regalerò tranquillamente dei forzieri luce di luna a caso.
Andiamo un po', Paschi. Il primo fortunato è Paschi. Ecco qua, Paschi. Sei il nostro vincitore. Paschi, nel senso non il nostro Paschi, ma il quel Paschi. Ti invierò un forziere luce di luna. Allora, anche vediamo. Se ci ha distato, però. Vabbè, no, è capitato, Paschi. Anche lui aveva diritto a partecipare, quindi ha vinto. E va bene così. 500k, come sempre, Paschi. Come direbbe il buon De Luca, poffete 500k. Perfetto, Paschi. Il secondo vincitore è Potacciao Gnali. Il nostro amico di 57 anni. Hai vinto tu. Ti vado ad inviare subito la posta. Si chiama Altariel 3. E ovviamente, Paschi, classici 500k. Perfetto. Paschi, ultimo regalo di giornata. Dalla prima pagina, il nostro primo che ci invia di messaggio. Noto Rego, ecco qua a te l'ultimo forziere luce di luna e ben 500k. Perfetto, Paschi, eccoci qua. Per oggi, Paschi, direi che Gulbo Ninja ha finito, quindi possiamo passare al mitico Paschi, ragazzi.